Allora, io ho letto una cosa negli ultimi giorni in Spagna che mi ha fatto rabbrividire, veramente rabbrividire. Ho detto probabilmente si sarà sbagliato. Io sono sempre di buona fede, nel senso dico sempre avrà detto una cavolata se sarà sbagliato, oppure ho dimenticato come si legge, perché mi metto anche in discussione, dico forse è colpa mia. Benissimo, invece avevo letto benissimo, avevo letto benissimo. Beh, è successa una cosa negli ultimi giorni che veramente mi ha veramente portato ad essere poco paziente. Io in questo video vi spiego tutto tra pochi secondi e ne parliamo tutti insieme perché ci sono veramente tante, tante, tante cose da dire. Che dovete fare? Tre cose molto semplici: iscrizione, solito like, solita campanellina, ovviamente sempre delle notifiche per rimanere ovviamente sempre aggiornati. Mi raccomando, ragazzi, è veramente molto importante. Io vi ricordo che se voi non attivate la solita campanellina delle notifiche non vi arrivano praticamente mai i video. Se vi va, fate questa cosa, visto che tutti i giorni escono contenuti comunque nuovi. E se vi va, potete ovviamente anche seguirmi all'interno dei miei social. Allora, l'altro giorno è tornato a parlare Tebas. Per chi non lo conoscesse, chi è Tebas? Tebas è il presidente della Liga Spagnola ed ha un piccolo problema con la lingua, cioè lui ha purtroppo una patologia alla lingua che lo rende attaccato al culo dei potenti, quindi diciamo che la sua lingua è costantemente attaccata, diciamo, al sedere di chi comanda. Purtroppo è una patologia chiamata anche come leccaculis, una patologia molto grave che purtroppo attualmente deve essere trattata con delle terapie apposite, appunto, e lui è riuscito a staccare un pochino la lingua dal sedere di queste persone per tornare a parlare un po' di Juventus. E ha detto una cosa negli ultimi giorni che sono state, cioè una cosa veramente che mi ha lasciato perplesso. Ho detto: no, ma questo avrà sbagliato. Lui è tornato a parlare un po' della penalizzazione che la Juve ha avuto per quanto riguarda la situazione relativa al processo, meglio al caso più che al processo, che c'è stato un anno e mezzo fa. Piccolo riassuntino per chi non se lo ricorda. Siamo stati accusati praticamente di aver fatto delle trattative col solo scopo di truffare, truccare. Alla fine del discorso, nessun processo, nessuna prova, però la Juve si è presa problemi in continuazione, tra cui campionati con punti in meno e in più un'esclusione di un anno dall'Europa che ha portato ovviamente vari problemi. Tutto questo perché la Juventus di fatto era parte della Superlega ed è parte della Superlega perché la Juve ufficialmente non è uscita. E quindi la UEFA ha pensato bene di rivalersi sulla squadra con la dirigenza più debole in quel momento, non potendosi rivalere sul Real Madrid, non potendosi rivalere sul Barcellona e ovviamente rimaneva solo la Juve che in quel momento aveva perso Andrea Agnelli e quindi ha deciso di rivalersi sulla Juve, cominciando a, diciamo, muovere un po' di cose con le penalizzazioni che sono arrivate inizialmente per la stagione in corso e poi escludendo la Juve dall'Europa. Bene, Tebas negli ultimi giorni ha ammesso che questo è stato illegale. Cioè che tutto quello che noi abbiamo visto, quindi dalla penalizzazione nel campionato fino all'esclusione della Juve all'interno, ovviamente, dell'Europa, quindi della Champions League, è stato di fatto illegale. Quando lo dicevo io che era illegale, un anno e mezzo fa, 2 anni fa sul canale, mi beccavo insulti da ogni tipo di tifoso dicendo che io non capivo niente di legge, capivo niente di economia, che non capivo niente di calcio. Lo vedete che fondamentalmente parlando ci hanno truffato, ma io non me la prendo con Tebas e Seferin. Attenzione, perché che Tebas e Seferin siano due pezzi di, capito? Quello lo sappiamo tutti. Tutto il mondo lo sa, capito? Se si guardano allo specchio spunta l'escremento che il tuo cane ha fatto ieri, capito? Loro vanno vicino allo specchio e invece di riflettersi, compare l'escremento del tuo cane ieri. Quindi sappiamo tutti chi sono Tebas e Seferin. Ok? Il problema siamo noi. La colpa di tutto questo è nostra, capito? È nostra. Perciò io all'epoca mi incazzavo con Jonelkin, perché dicevo: a te stanno facendo delle cose che sono illegali. Stanno abusando di quello che tu stai vedendo. Ok? Quindi non sono reali. Quello che ti stanno dicendo non è realtà. Devi combattere. Qualcuno mi ha detto: Matt non ha combattuto perché se avesse combattuto il processo sarebbe durato anni, la Juve sarebbe stata bloccata per anni. Ok? Ok? Benissimo. Avete ragione voi.
Abbiamo dovuto patteggiare senza colpa con un patteggiamento che non è stato quello classico. Andate a leggere che tipo di patteggiamento è. Ma io parlo di ora, in questo momento qui. Parliamo di oggi, non parliamo di prima, parliamo di oggi. Dopo queste dichiarazioni qui, dove lui ammette che la penalizzazione non poteva essere applicata di fatto, perché questo mi pare che abbia detto, no? Ok, dopo queste dichiarazioni qui, perché non sporgi denuncia? Perché non sporgi denuncia? Cioè, tu hai subito tutto quello che hai subito. All'epoca dicevi, oh, io non mi posso muovere perché adesso o faccio così o questi mi bloccano per un anno intero, 2 anni. Mi devo stare fermo. Ok, benissimo. Ora però è passato del tempo. Perché non sporgi denuncia? Hai paura? È una questione di paura, forse non... Non lo so, temi qualche cosa? Hai paura di qualcosa? O non hai le palle? Qual è la verità dietro questo silenzio? Allora, voi conoscete la mia opinione in merito alla dirigenza della Juve. Leviamo un attimino la parte sportiva, no? Perché la parte sportiva non c'entra niente in tutto questo. Toglila per un secondo. Parliamo della dirigenza che resta. Okay, io non ho simpatia per chi resta, non ho simpatia per nessuno dei dirigenti, tranne Chiellini, io non ho simpatia per nessuno dei dirigenti attuali, perché ritengo che i dirigenti attuali siano degli incompetenti. Togli la parte sportiva, cioè chi compra i giocatori, quelli sono bravissimi, rimaniamo nella dirigenza che resta, cioè dal presidente in poi, non ho simpatia per nessuno, li giudico tutti dei grandissimi incompetenti. Questa è la dimostrazione. Dopo che ha ascoltato queste parole, dopo che Tebas stesso ha ammesso che non è stato fatto, è stato fatto qualcosa contro la Juve per la Superlega e non per quello che è successo, tu il giorno dopo dovevi stare lì a fare la guerra. Se ci avessi tenuto veramente alla Juve, dovevi stare lì a fare la guerra. Non nascondiamoci dietro il fatto è perché se lo facciamo ci vengono contro, perché tu non sei allora potente come vuoi far apparire. John Elkann è un uomo potente. Gestisce delle società clamorose, è uno degli uomini più influenti della terra. No, è uno degli uomini più clamorosi nel settore in questione. Ha agganci. Non riesci a trovare qualcuno che ti difenda da tutto questo? Evidentemente, non lo so, hai qualche problema. Io so che se io avessi visto una cosa del genere e avessi io già sarei lì con i forconi, personalmente parlando. Non si può tollerare una cosa del genere. Questa è una cosa che non puoi tollerare. Possiamo stare qua a parlare pure 3 ore. Non possiamo tollerare una cosa del genere. Cioè, c'è bisogno di gente in dirigenza che cominci un attimino a tirar fuori i coglioni e cominci comunque un attimino ad avere la misura delle cose. Cioè, capire anche un pochino il coraggio qual è. Non possiamo andare ogni secondo a giustificare comportamenti del genere che non hanno letteralmente senso. Cioè, io mi rifiuto di credere che la Juventus non abbia la possibilità di difendersi da tutto questo. Cioè, io mi rifiuto. Vuol dire che ho vissuto la mia vita in una menzogna. Cioè, credevo di avere alle spalle delle persone potenti, in realtà non ce le ho. Oh, è così, ragazzi, non ci sono molte cose da dire. Io ho vissuto tutta la mia vita credendo che la Juve fosse una società potente, con alle spalle qualcuno di veramente importante. Per quale motivo non parli? Per quale motivo non ti metti a discutere chiaramente delle cose? Io non ritengo che tu sia una persona cattiva o una persona ignorante, ritengo che tu non abbia le palle, che è un altro discorso. È grave, perché non avere le palle oggi è grave. Quindi, credo di essermi spiegato abbastanza bene, ok? Credo di aver dato la notizia come avrei dovuto, insomma, l'ho parlato, insomma, come avrei dovuto, ho semplicemente discusso come avrei dovuto discutere. Voglio sapere un pochino voi che cosa ne pensate all'interno del contesto in cui oggi vi trovate. Cioè, voi cosa fareste? Come vi comportereste nel momento attuale? Sareste fermi? Sareste fermi? Per me no, per me non è giusto rimanere fermi. Per me rimanere fermi non è giusto.
Ognuno ragiona a modo suo, no? Ognuno ha il proprio modo di fare in questo caso, in questo contesto. Quindi voglio sapere un pochino cosa ne pensate voi, anche un pochino il vostro parere a proposito di questa situazione. Fatemi sapere, ragazzi.